Adesso dalla settimana scorsa c'è stata una crescita esponenziale delle presenze, ormai siamo a più di 500 persone e questo è assolutamente una condizione che rende molto difficile per il territorio far fronte a questa emergenza con le proprie forze, quindi c'è bisogno che ci sia una presa di coscienza da parte del governo della situazione per tutte le azioni necessarie. Sono tutte persone, per quanto ci è stato riferito, che non richiedono asilo in Italia e non vorrebbero richiederlo neanche in Svizzera, cercano di raggiungere Germania e Nord Europa e proprio per questo, in seguito dagli accordi di Dublino, non vogliono chiedere asilo in Italia per evitare poi di essere rimandati qui qualora venissero individuati nel Nord Europa. Le nostre richieste sono essenzialmente un'attenzione per la lettura del fenomeno, perché sono persone che provengono dal resto della penisola, quindi capire e guidare un attimino questi flussi, perché se aumentano in modo incontrollato diventano sempre più difficili da gestire. Chiediamo inoltre una relazione con i governi confinanti, a partire dalla Svizzera, ma poi con l'Europa, Germania, eccetera, per capire le eventuali possibilità di aprire corridoi umanitari, visto che questo è l'obiettivo di queste persone. E la terza cosa nell'immediato è quello di avere un supporto per gestire la quotidianità che in questo momento il territorio, nonostante la generosità delle associazioni, dei cittadini, le attenzioni delle forze dell'ordine, l'impegno nostro della prefettura, non siamo in condizioni di gestire. Sembra di poter dire che qualcuno riesca a passare, perché questo spiega anche l'incremento dei numeri. Se ci fosse una totale impermeabilità probabilmente si sarebbe affievolito un po' il flusso. Evidentemente un'aspettativa di riuscire a realizzare l'obiettivo c'è e da questo deriva il movimento delle persone. 13:52, oggi non è stato effettuato, ci scusiamo per il disagio.